Radio Stadio. Mister, non so nemmeno dove cominciare, perché vorrei parlare di calcio, ma oggi purtroppo è difficile. Io concordo con lei. Io partirei quasi senza parlare di quello che è successo a Braiati, che è clamoroso. Ho visto io da 50 metri e non credo di avere una vista bionica, quindi il Modena dovrà stare in 10 e Vicenza dovrà partire. Ma io partirei dalla fine. Dopo aver perso 4 minuti e 25 secondi con la farsa Ferri, l'arbitro dà 5 minuti di recupero. Per assurdo, siamo riusciti a essere penalizzati anche in una situazione dove eravamo già stati penalizzati. È una cosa che non siamo riusciti a giocare 90 minuti, è una cosa che è fuori dal mondo. Sembrava di sognare. Quello che ho vissuto oggi mi sembra di sognare, però fa parte, no, non fa parte questo, non fa parte del gioco, questo no. E purtroppo dopo una partita dove sei stato già penalizzato per altre situazioni, dove prendi un gol, ti vedi uscire un giocatore con 5 punti a sopracciglio e sai perché sono arrivati quei 5 punti, ti viene nell'area avversaria un episodio secondo me abbastanza netto, non so se voi l'avete già rivisto, dove probabilmente ci stava qualcosa di più. Siamo qua a raccontare una sconfitta che, tra le altre cose, io ho contato le occasioni da rete, forse, ma spero di non sbagliarmi, ma l'occasione da rete fino all'espulsione mi ricordo solo l'occasione del gol, e il gol è stato viziato clamorosamente da un fallo enorme. Noi, secondo me, magari non, però abbiamo sicuramente fatto più di loro, siamo riusciti a fare più di loro, abbiamo ballato nel momento in cui c'è stata l'espulsione per 5-10 minuti, perché... E poi siamo riusciti a riessere pericolosi anche in 10 contro 11, concedendo qualche contropiede. Abbiamo avuto due occasioni grosse per pareggiare la gara anche in quel momento. Peccato, sicuramente non si meritava di uscire così, sicuramente non meritavamo di essere anche trattati così. Però ce lo mettiamo alle spalle. Probabilmente il direttore non è riuscito a vedere quello che abbiamo visto tutti, anche, sicuramente è così, perché altrimenti non si spiegherebbe. Però La farsa, devo usare questo termine, Ferri, dentro fuori, voi ci avete capito qualcosa più di noi, perché noi là in cima no, probabilmente non aveva capito se o meno se aveva ammonito il giocatore, magari Ferri era anche convinto se è stato ammonito, però alla fine non era stato ammonito, per cui lì in quel momento il taccuino non ce l'abbiamo noi, ce l'ha l'arbitro sa quello che ha fatto. Però dopo è successo quel che è successo, ma questo voglio anche giustificare, che magari ci sia un abbaglio su una. Ma il problema è che dopo mi devi far giocare perlomeno la partita regolare, perché noi in quel momento là, 5 minuti in più sarebbero stati comodi per poter recuperare una partita, ma noi ci credevamo, anzi stavamo anche facendo una buona pressione per riuscire a farlo. Questo è penalizzato due volte. L'ultimo quarto d'ora è difficile da giudicare, perché purtroppo nel nervosismo è arrivata, oltre al danno è arrivata anche la beffa, perché poi Zanchi ha ammonito Di Cesare, vabbè, poi si è fatto espellere, quindi ci saranno anche delle ripercussioni con il Grosseto, mancheranno giocatori importanti. Sicuramente, ecco, una cosa negativa è che abbiamo preso delle ammonizioni un po' gratuite, questo non va bene. Adesso non ci saranno loro due, ce ne saranno altri due. Nel campionato capitano queste situazioni, ma dobbiamo stare sereni, abbiamo dei giocatori che possono sicuramente dare il loro contributo nel momento in cui saranno mandati in casa. Oggi riesco solo a pensare a questa partita dove non portiamo a casa nulla, l'essere arrabbiati è di poco. È difficile anche dare un giudizio sul modulo 4-4-2, che comunque il Vicenza aveva già fatto in parti di altre gare, insomma. Magari il sesto non è stato quello che si sperava, ma questo è difficile quando si rientra da tanto tempo. Bravo. Lo sapete benissimo, molto spesso parlo di questi giocatori vanno recuperati, e non sarà solo il fatto che stiano bene e possono giocare che si possa dire che un giocatore è recuperato. Lui ha cercato di dare il massimo, lo ha fatto, sicuramente lui può crescere ancora, perché lo conosco bene, però è normale che questi rientri un po' si possa pagare delle prestazioni altalenanti, anche se lui ha cercato di fare tutto quello che bisogna fare. L'ho detto, probabilmente nell'episodio del gol abbiamo perso un po' di lucidità, perché noi eravamo anche partiti bene, abbiamo avuto un paio di situazioni importanti. Dopo sul gol
abbiamo perso un po' di tranquillità, di lucidità, forse presi dalla frenesia per l'episodio, per non vedere Braiato in quelle condizioni, e questo però è peccato. È molto arrabbiato, e per come lo conosco io, che l'ho seguito tempi Cittadella, quando era nella primavera, nella prima squadra, l'ho visto più volte dopo partita, così non l'avevo mai visto, e mi sto trattenendo. Bene, ringraziamo Mister Maran.